Allora, io sto per lasciare la parola al professor Cardini che introdurrà l'intervento dei ragazzi, con i ragazzi che mi fa quasi orrore definire ragazzi perché sono uomini, perché ragazzi a me sembra sempre sminuente, invece assolutamente... cioè, li definiamo ragazzi in senso anagrafico, ma il loro pensiero è un pensiero assolutamente maturo, è un pensiero assolutamente, almeno dal mio punto di vista, condivisibile. Io sono rimasto impressionato, abbiamo fatto una relazione, cos'era, a Scandicci assieme, insieme alla Regoli, non ricordo bene, c'era Raffaella Regoli, loro presentarono una relazione sulle smart cities che non è oggetto di questa trattazione. Devo dire straordinaria, veramente straordinaria per completezza, tantissime cose che io non sapevo, e questo è normale nella natura delle cose, ma non era tanto per dire cose che io non sapevo, ma per come era stato articolato il pensiero. È stato veramente un tema trattato con grande completezza e veramente straordinaria capacità. Mi diceva Daniele che presto uscirete con un'opera, quindi magari adesso ne parlerete, e quindi ci terrei moltissimo che tu mi tenga informato sugli sviluppi di questa opera. E niente, lascio la parola al professor Cardini e poi ai ragazzi, che veramente ringrazio di cuore anche loro per essere qui, per essere venuti da Firenze e per essere qui con noi. Grazie. Sì. E voi sapete cos'è l'eterogenesi dei fini? È una cosa dell'abate Rosmini, il quale sosteneva, in fondo è una teoria storiografica, che quando si fa qualcosa ci si propone evidentemente uno scopo, ordinariamente per motivi che sono esterni alla nostra volontà, quindi è una eterogenesi, e succede che poi le cose diventano altro da quello che noi pensavamo o programmavamo di fare. E lo dico queste cose perché vedo soltanto ora, e insomma lo leggerò nella misura dei miei mezzi intellettuali e anche del mio tempo, e non è moltissimo perché ho altre cose da fare, questo libro del professor Isola, che mi interessa perché non ne so nulla di ragione artificiale, e studiare purtroppo vuol dire aggiornarsi, quindi non si finisce mai, ecco, si spera di essere arrivati a un certo punto e una sera si scopre che la mattina dopo bisogna rimettersi a correre perché siamo di nuovo al punto di partenza. Il titolo di questo libro del professor Isola, A fin di bene, poi cioè, un seguito del titolo, e potrebbe essere anche un sottotitolo, Il nuovo potere della ragione artificiale. Questo mi collega, ecco perché io questa riflessione, invece di tenerla per me, la faccio anche in presenza di voi, e alcuni di voi c'erano stamattina, perché io a un certo punto ho citato il Faust di Goethe, e l'ho citato ma non l'ho detto perché non c'era tempo di dir tutto, e ho saltato tutto questo pezzo che invece era importante nella mia relazione. Non ho detto che questa citazione di El Faust di Goethe è l'anima del Maestro e Margherita di Bulgakov, in realtà, non so se vi ricordate la fine, perché molti non la capiscono, ed è tutto normale. La fine del Maestro e Margherita, quando il Maestro Voland, cioè il demonio, li lascia vivere per la ragione per cui il Maestro, come Faust nel Faust di Goethe, deve morire e deve seguire il diavolo. Cioè nel Faust di Goethe il diavolo dice: io ti do tutto quello che vuoi, ti do la felicità, la giovinezza, la potenza, la saggezza, la salute, tutti i beni che vuoi, a patto che tu non dica mai all'istante che stai vivendo: fermati, sei bello, perché in quel momento io arrivo io e ti prendo per l'eternità. Tu non devi mai essere contento, tu non devi mai raggiungere la felicità, qualunque cosa tu ottenga. Guardate che questa è una chiave profonda per capire la cultura dell'Occidente moderno, questo desiderio continuo di felicità
i coloni americani erano dei buoni presbiteriani, quindi lo capisco. I coloni americani hanno messo perfino nella Costituzione il desiderio, il diritto di raggiungere la felicità, che è per definizione una cosa che fa parte della, per, della punizione del peccato originale, che non si può più raggiungere, non in questa vita almeno, ed è luciferina la tentazione di raggiungere la felicità. E quindi a quel punto il discorso del diavolo a, a Faust va del tutto bene, però il diavolo del maestro e Margherita è un diavolo misericordioso e alla fine dice andate, andate, è quasi l'alba, il che vuol dire il vostro tempo è quasi finito, c'è una casa, entrate dentro, il camino è acceso, la tavola è apparecchiata, e i lumi sulla tavola si stanno per spengere. Voi in quel momento avrete il perfetto momento, il momento della perfetta bellezza. Il problema mio era che, citando il Faust di Goethe, ho parlato della risposta di Mefistofele a Faust, quando Faust dice ma insomma tu chi sei? E lui risponde io sono la forza che opera eternamente il male e ottiene eternamente il bene. Ora lasciamo perdere che la risposta è luciferanamente satanica, ma questo non è il punto. Il punto è che sono un po' sobbalzato sulla sedia a leggere questo titolo proprio a proposito della ragione artificiale a fin di bene, anche perché io ho detto ieri, dianzi stamattina ironicamente, che in un certo senso la modernità è un anti-Faust, è la forza che vuole eternamente il bene e opera eternamente il male, esattamente il contrario di quello che fa il demonio. Ma questo non vuol dire che sia una forza antidemoniaca, vuol dire demoniaca in un altro modo. E quindi tutto questo mi obbliga a occuparmi un po' di più di ragione artificiale, cioè, come se non avessi altre cose a fare. Io non sono qui per far nulla se non per sostituire un'amica e collega che è dovuta partire, lo faccio volentieri perché gli amici che parleranno sono dei miei concittadini, siamo tutti fiorentini, come sapete i fiorentini sono il quinto elemento dell'universo e voilà, ci siamo tutti. E allora noi naturalmente, loro parleranno di una cosa, grazie, di una cosa che mi interessa molto proprio anche come insegnante, questa misteriosa agenda, questo oggetto misterioso che incombe non solo sugli insegnanti ma un po' anche sull'immaginario attuale, perché se ne è parlato moltissimo. Come facciamo? Com'è l'ordine di... C'è un microfono solo? No, o no. Questo si sente? Ah, questo io comunque ve lo cedo. No, no. Quello passerà ai colleghi. Grazie Giorgio, lo scorso anno abbiamo tenuto un intervento. Sento un po' di rimbombo, non so se sente bene, perché qua si... Abbiamo fatto un intervento che si chiamava Homo Digital, no? Oggi faremo un secondo capitolo sull'uomo sostenibile. Sono una tematica, ovviamente una intersecata all'altro. Lo scorso anno ci interrogavamo su quale fosse l'antropologia mutata dell'essere umano in virtù di una digitalizzazione pervasiva delle nostre vite. Quest'anno il titolo che avevamo in mente è Homo Sustainable e non Homo Digital. E badate bene che anche lo stridore tra latinismo e anglismo è ovviamente voluto, perché credo che sia comunque emblematico di quello che poi è l'antropologia che muta, o almeno il tentativo di far mutare l'antropologia umana. Per prima cosa, dunque, dobbiamo chiederci qual è la cornice che permette e che consente il darsi di questo uomo sostenibile, no? Che è l'Agenda 2030 dell'ONU. In molti ne stanno parlando negli ultimi mesi e quindi anche noi cerchiamo di darvi una visione ora in questi 30 minuti, presumo, insomma, ristretta, ma spero introduttiva per farvi un'idea, insomma, generale del tema della sostenibilità
dell'uomo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Stiamo, Elisabetta è andata via, Elisabetta Frezza, stiamo collaborando con Elisabetta Frezza a un'opera, una serie di lezioni messe per iscritto, quindi a un libro, che uscirà appunto questo inverno proprio su questi temi. Quindi ora diamo, cerchiamo di catturare un po' di attenzione e soprattutto di inquadrare le linee generali della sostenibilità e poi insomma rimandiamo tutti gli approfondimenti del caso a questa opera. Noi abbiamo fondato un centro di studi e di formazione per i giovani che si chiama Giovani Accademia Mediterranea. Stiamo lavorando a Firenze con le scuole superiori, facciamo corsi di dialettica, di logica, di retorica, di argomentazione, di gestione delle emozioni e poi non in ultimo portiamo avanti la nostra attività da studiosi con ad esempio queste ricerche sul presente, quali l'Agenda 2030, ma in generale tutto quello che sta accadendo. La tecnologia, come sapete, anche dallo scorso anno, è un altro nostro tema di punta. Oggi ne ha parlato il professor Isola in maniera impeccabile, quindi sono tutti argomenti correlati uno all'altro e descrivono e dipingono qual è la nostra attualità e quali sono insomma certi piani per mutare la nostra antropologia. Ora, introduzione a parte, poniamoci questa domanda: chi è l'uomo sostenibile? Cosa si intende per uomo sostenibile? E la prima domanda che ci dobbiamo fare è: che cos'è l'Agenda 2030 dell'ONU? E soprattutto l'Agenda ONU 2030 come mira a rendere l'uomo un uomo sostenibile? Cerchiamo quindi di dare ora nel tempo che abbiamo una piccola cornice dell'Agenda 2030 sotto questo punto di vista, quindi cercando anche di dare un taglio antropologico sul nuovo tipo di essere umano. Focalizziamoci su due caratteristiche fondamentali dell'Agenda ONU che occorre aver ben presente ogni qualvolta si affronta questo tema. La prima di queste due caratteristiche è la programmaticità. Che cosa vuol dire che l'Agenda ONU 2030 è programmatica? Vuol dire che l'agenda è stata pensata secondo una certa visione del mondo, sulla base di precise teorie, ed è stata costruita delineando un percorso, tappa dopo tappa, con degli obiettivi ben chiari e con una dichiarata volontà trasformativa. Cosa significa volontà trasformativa dell'Agenda ONU 2030? Significa che i suoi contenuti, i contenuti di questo programma, sono stati formalizzati per essere implementati, per avere un'efficacia concreta sul mondo reale. Non si tratta quindi di una semplice mera dichiarazione di intenti. Da qui l'esigenza di un programma. D'altronde, nome omen si chiama agenda. Cosa si fa con un'agenda? Cosa significa etimologicamente? Significa ciò che è da fare. E infatti, se prendiamo il nome originale dell'Agenda ONU 2030, ovvero l'espressione con cui è stata partorita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, il titolo è il seguente e penso sia piuttosto emblematico: trasformare il nostro mondo. Due punti. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ora, la programmaticità è ancora più chiara quando andiamo a vedere quali sono i contenuti di questa agenda. Vi leggo sempre dalla risoluzione per come sono stati introdotti la prima volta. Noi, i rappresentanti dei paesi di tutto il mondo, annunciamo oggi 17 nuovi obiettivi per lo sviluppo sostenibile, con 169 traguardi ad essi associati che sono interconnessi e indivisibili. I nuovi obiettivi e i rispettivi traguardi entreranno in vigore il 1 gennaio 2016 e orienteranno le nostre decisioni per i prossimi 15 anni. Quindi le politiche delineate in questi 17 obiettivi devono essere recepite e implementate in tutti i paesi membri delle organizzazioni delle Nazioni Unite. Alla faccia del complottismo, cioè scritto nero su bianco. Questo io vi ho voluto proprio prendere la risoluzione, l'atto giuridico, è una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con cui è stata formalizzata per la prima volta l'Agenda ONU 2030. Come vedete c'è scritto orienteranno le nostre decisioni per i prossimi 15 anni. Quindi cominciamo già a avere, a dimostrazione della programmaticità dell'agenda, cominciamo ad avere una scadenza, il 2030, e non solo. È stato anche creato un istituto, che questo pochi sanno, che si chiama High Level Political Forum,
che monitora l'attuazione dell'Agenda 2030 attraverso un sistema di controllo articolato su tre livelli: regionale, nazionale e globale. Questo monitoraggio è attuato attraverso la percentualizzazione, che misura in termini percentuali quanto ogni singolo paese ha realizzato di quel preciso target in quel dato anno. Ad esempio, nel 2024 l'Italia, nello stato dell'obiettivo sull'istruzione, ad esempio, è a tot numero percentuale. Ora, tenete presente che ognuno di questi 17 obiettivi è dedicato a un tema. C'è un obiettivo sul cibo, una sull'istruzione, ci sono più obiettivi dedicati al clima, sull'economia, sulla città, sulla campagna. E questo ci porta già a delineare il primo tassello dell'uomo sostenibile. Perché? Perché l'Agenda 2030 mira a normare praticamente ogni aspetto della vita quotidiana dell'essere umano. E questa è la prima caratteristica dell'uomo sustainable, dell'uomo sostenibile, ovvero è un tipo di essere umano che ha un programma ben preciso, chiaro, lo ripeto, questo è proprio importante, non è ambiguo il programma dell'Agenda 2030, perché non si risolve solamente nell'agenda, ma poi in tutto in un corollario di documenti, atti giuridici e non vincolanti oppure no, in tutta una serie di, in tutta una folta documentazione, non c'è solamente l'agenda. Quindi l'uomo sostenibile è un essere umano per cui ogni azione, ogni contesto della sua vita pubblica e nella società contemporanea, spesso anche della vita privata, essendo il confine fra le due sfere ormai venuto a meno, ogni azione ha una guida, ha un programma preciso, delineato dall'agenda. E questo ci porta a delineare la seconda caratteristica fondante dell'Agenda 2030, ovvero la globalità. L'Agenda ONU 2030 è un programma di politiche ben delineate, il cui fine è quello di penetrare nella legislazione di tutti i paesi e in tutte le parti del mondo, nessuno escluso, come spesso recitano gli stessi documenti ONU. Vi potrei portare tante prove di questa globalità, ma fra tutte ho scelto quella del Centro di Informazione delle Nazioni Unite, che in poche parole è la prima presentazione che si può avere dell'Agenda ONU 2030. E ne parla con questi termini. Obiettivi comuni significa che essi riguardano tutti i paesi e tutti gli individui. Nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. E qua possiamo già aggiungere un secondo tassello all'uomo sostenibile, ovvero che l'uomo sustainable esclude a priori l'esistenza di altri tipi di uomini. La società sostenibile globale, teoricamente, secondo la loro visione del mondo, nella loro teoria, non può consentire ad altre persone di vivere in modo non sostenibile, altrimenti verrebbe a meno la sostenibilità stessa dell'intera società. In tal senso, infatti, parlano spesso anche di umanità accanto al singolo uomo. E di inclusività. Anche la parola inclusività, alla luce di quanto letto ora, assume tutta un'altra caratteristica e tutto dato significato. Insomma. L'inclusività, infatti, è proprio un termine d'agenda, un termine dal linguaggio ONU che mira proprio a coprire l'intero mondo. Ma d'altronde questo anelito totalizzante che possiamo vedere nell'agenda riflette la volontà e l'organizzazione stessa del suo artefice, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'ONU, sin dai primi anni, è stata organizzata attraverso un sistema di agenzie specializzate, ognuna dedicata a normare un aspetto particolare della società, sempre ovviamente a livello globale, parlando di ONU. Molte di queste agenzie le avete già sentite, ma vi faccio un breve elenco per darvi l'idea di questo desiderio totalizzante di normare ogni cosa. Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, Organizzazione Internazionale del Lavoro, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'UNESCO, Fondo Monetario Internazionale, Gruppo della Banca Mondiale, Organizzazione Meteorologica Mondiale, Unione Postale Universale. Fate attenzione anche ai termini globalizzanti che vengono usati, questo sin dalle origini nella creazione di queste agenzie. Ora, queste agenzie, questi distretti ONU, lavorano anch'esse per l'implementazione dell'Agenda 2030 nella rispettiva materia attraverso la pubblicazione di tutta quella serie di documenti di cui parlavo prima. Possono essere paper, pubblicazioni, linee guida, raccomandazioni, cioè tutto un corpus giuridico
che fa sì che l'agenda e le sue norme possano essere implementate nella legislazione di tutti i paesi. Quindi cominciamo a capire che tipo di uomo è l'uomo sostenibile. Un uomo che segue un programma politico globale, ma deciso quando? Perché la programmaticità e la globalità dell'agenda non si esauriscono all'agenda stessa o all'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'uomo sostenibile non è qualcosa che è emerso nel 2015 e qualcosa relegato solamente alla dimensione del presente e dell'immediato futuro da qui al 2030, nei prossimi 6 anni. Ma in verità l'agenda è stata preceduta da decenni di conferenze, summit, vertici dell'ONU, delle sue agenzie e di tutta quella gamma di attori privati e pubblici che gravitano attorno al mondo ONU e che con lo stesso modus operandi hanno contribuito, insieme all'ONU stessa, a indirizzare le politiche degli stati nella direzione che è stata poi manifestata dall'Agenda 2030, che in tal senso rappresenta la punta di diamante di un processo, più che un programma nato dal nulla. Anche qui potrei farvi un elenco, ma ve ne cito veramente poche per farvi dare l'idea di questa programmaticità da lontano. 1972, abbiamo la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano. 1986, dichiarazione sul diritto allo sviluppo. 1988, Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo. 1992, Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo, è la Conferenza di Rio. Già qui è stata delineata un'agenda, Agenda 21, e prevedeva una serie di obiettivi per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale, ma era più che altro una semplice raccomandazione, più che un atto giuridico vero e proprio come l'Agenda ONU 2030. 1995, Vertice Mondiale per lo Sviluppo Sociale. Nel 2005 abbiamo il documento finale del Summit Mondiale. Potrei andare avanti, questo elenco è veramente molto incompleto, ma è per farvi l'idea che le decisioni sulla vita quotidiana delle persone, sulla nostra vita quotidiana, a cui noi stiamo assistendo oggi, che si stanno concretizzando in questi anni, sono state prese in questi summit. E mi sono limitato a quelli ufficiali, perché fra tutti gli altri attori c'è il World Economic Forum e non solo, che hanno utilizzato lo stesso modus operandi. E qui si può già delineare un terzo elemento dell'uomo sostenibile, ovvero il fatto che l'uomo sostenibile è un uomo che non ha voce politica sulla sua comunità. Cioè l'uomo sostenibile non prende decisioni nella sua quotidianità, ma si limita a istanziare decisioni già prese da decenni a livello globale. E su questo esiste una frase, un motto, un cardine del sistema di pensiero che sta a monte dell'agenda e che sicuramente avete già sentito. Pensare globalmente, agire localmente. Il pensiero dov'è? È nella dimensione globale. Il pensiero è in questi vertici, in queste organizzazioni. All'uomo comune spetta l'azione ed è così che l'uomo sostenibile rinuncia a essere padrone di se stesso, si limita a applicare decisioni prese in altre sedi e da tanto tempo, e su questo si può anche aggiungere una qualità imprescindibile dell'uomo sostenibile, che anche questa l'avrete già sentita nominare, soprattutto recentemente negli ultimi anni, che è la resilienza. In questo caso quindi subire e adattarsi a ciò che viene deciso a un altro livello. Perché la frase cruciale, forse la possiamo ripetere, è pensare globalmente, agire localmente. Non è quell'azione buona, no? Non è quell'azione buona, quel movimento, quell'attività, è possiamo anche trovare un sinonimo forse per descriverla meglio, no? Cioè eseguire localmente, pensare, decidere globalmente, eseguire localmente, questo sicuramente. Costi ci vorrebbero degli eufemismi. Degli eufemismi, certo, assolutamente. E il problema del linguaggio globalista, in questo caso dell'ONU, è che presenta, ecco perché poi a fin di bene, no? Anche il libro di Stefano, chiaramente, presenta, e l'avete visto anche negli anni recenti, insomma, le manovre che propone sempre con un filtro colorato e di bontà, ovviamente. Ma quindi, ora che abbiamo messo la cornice, domandiamoci che cos'è la sostenibilità, cioè andiamo a prendere il contenuto più profondo, credo che la cornice sia molto chiara. Che cos'è la sostenibilità, secondo voi? Sostenibilità è una parola, è un termine? Essere sostenibili? Non essere sostenibili?
che è entrato nel linguaggio comune ed è sulla bocca di tutti. E molte persone, possiamo sentire molte persone dire questa tal cosa è sostenibile, quest'altra tal cosa non è sostenibile. Però quasi nessuno si sofferma a pensare al significato di questa parola, sostenibilità. Eppure sulla bocca di tutti. Questo accade, guardate bene, non solo con il termine sostenibilità, ma con tutti i termini del globalismo, anche con resilienza. Oggi è una qualità, tutti parlano di resilienza, dalle pubblicità, dagli influencer fino ai politici. E allora davanti a queste parole che le persone ripetono come dei mantra, come se fossero sotto una sorta di ipnosi, questi sono i termini del globalismo che entrano nel senso comune e a tutti gli effetti veramente vengono ripetuti come un'ipnosi. Noi per approcciarci a questo dobbiamo schioccare le dita, battere le mani, ma nel vero senso della parola, e svegliarci da questo sonno, d'accordo? Sono convinto che se vi chiedessi che cos'è la sostenibilità, sareste preda anche voi di questa lunga notte, di questo lungo sonno. Che cos'è la sostenibilità? Eppure, non negatelo, è sulla bocca di tutti. Come si fa a parlare, a dire un termine senza sapere questo a cosa rimanda, il significato che rimanda? Che cos'è la sostenibilità? È un... qui stiamo riducendo la sostenibilità a solo una sua diramazione, che è quella climatica o green o ambientalista o ecologista, così come dice l'ONU. Ma la sostenibilità è molto di più. Per prima cosa la sostenibilità, c'è qualcun altro intanto che vuole rispondere? Ve lo continuerò a chiedere perché è giusto che prego. E siamo sempre nella sostenibilità climatica. Sì, questo è un aspetto ancora della sostenibilità, come diceva Daniele, nella misura in cui spesso si fa questa equazione, o meglio questa sovrapposizione, forse è meglio questo, questa sovrapposizione tra sostenibilità e ecologia. Prego. No, ci provo voi subito, non ho mai tutto. Prego. Io avevo inventato questa risposta per i miei figli. È mettere più di quello che si toglie. La sostenibilità è una nuova forma di giustizia e quindi pone il discrimine, essere sostenibile o non essere sostenibile, tra cosa è legale e cosa non lo è. Ma è anche una nuova forma di moralità. D'accordo? Ma è... quindi moralità, stiamo parlando ora per dire il concetto insomma in maniera un pochino più approfondita, moralità stiamo dunque dicendo etica, che deriva, che è il calco dal greco ethos, o moralità che è rispettivamente il calco dal latino, e quindi stiamo parlando di un costume, di un'usanza sostenibile. Ciò che è sostenibile è il buon costume, è la buona pratica che deve essere ripetuta, presa come abitudine e riproposta, conservata in futuro. Sostenibilità è una nuova forma di giustizia, una particolare forma di giustizia, ma di che cosa? Non può essere interpretata in maniera soggettiva. Sostenibilità è la giustizia e la moralità del progressismo globale occidentale. Quando state dicendo sostenibilità, vi state domandando quali sono i miei sforzi per sostenere, per tenere eretto sullo scranno lo sviluppo, il progresso globale occidentale. Guardate bene che questa tematica non è solo contemporanea. Oggi siamo arrivati alla cosiddetta, cioè all'ultimo passaggio cronologico dello sviluppo, del progresso, che è la cosiddetta quarta rivoluzione industriale, ma vi posso garantire che durante tutto il percorso della modernità questo tema, come possiamo sostenere il progresso, come non dobbiamo sostenere il progresso, è stato oggetto delle discussioni, dei dibattiti sempre delle elite anglofone. Basti pensare ad esempio alla prima rivoluzione industriale, poi ce n'è stata una seconda, una terza e così via. Ad esempio all'epoca i malthusiani e i non malthusiani dibattevano sempre su come si poteva sostenere questo sviluppo.
Ad esempio, se eri malthusiano, avresti detto: i poveri non si devono riprodurre, non devono entrare all'interno delle dinamiche dello sviluppo. Se fossimo stati anti-malthusiani, saremmo stati d'accordo di dover tenere eretta la scalata del progresso, ma avremmo detto: per far riprodurre meno i poveri, dobbiamo invece farli entrare dentro la dinamica del progresso. E badate bene che è proprio quello che fa l'ONU oggi. No, io adesso tra l'altro stavo salutando Patrizia Cecconi che andava via, quindi non avevo sentito la domanda, purtroppo poi l'ho sentita. Mi viene proprio da dire una cosa: stante al pregresso, a me viene il sospetto che il mondo anglosassone sarà perfettamente sostenibile sulla carta, noi europei saremo perfettamente sostenibili nei fatti. Quindi un po' come funziona con le multinazionali che diciamo stamattina, con le certificazioni, loro sono perfettamente in regola, poi i problemi ce l'hanno i subappaltatori che nei fatti dovranno andare a fare gare al massimo ribasso. Assolutamente, l'importante è che quando pronunciate questa parola state intendendo la forma di giustizia particolare e la forma di moralità, di ethos, di costume particolare del progressismo che attraversa tutta la modernità. E i temi del discorso sono sempre gli stessi sulla bilancia. Ma non vi è, quindi fondamentalmente l'uomo sostenibile è l'uomo che con i suoi sforzi tiene eretto, deve tenere eretto questa grande macchina, questa grande scala, come usate qualsiasi immagine che vi viene in mente, definita progresso. Ma la sostenibilità, quali prove chiama a compiere questo uomo sostenibile? Non esiste solo una sostenibilità dal punto di vista climatico o green o ambientalista o ecologista, ma la sostenibilità si dirama in tutti gli aspetti della nostra vita. Ad esempio, ci sarà una sostenibilità tecnologica, ci sarà anche una sostenibilità politica, ci sarà anche una sostenibilità sociale, ci sarà anche una sostenibilità economica, sanitaria, alimentare e così via. Ora è chiaro che non possiamo rendere conto, entrare in ognuno di questi aspetti, però magari una carrellata breve la possiamo fare. La sostenibilità climatica, lo dicevi anche tu prima, lo anticipavi, cosa chiede all'uomo sostenibile? Qual è l'uomo sostenibile dal punto di vista climatico? Cosa numero uno è quello che crede ciecamente nella dottrina del cambiamento climatico, ovviamente definita, bollata e sancita da una certa scienza, da un certo aspetto della scienza, che è quella a marchio IPCC, cioè un sottorganismo dell'ONU. E quindi, se fossimo degli scrittori, chiameremmo questo uomo sostenibile l'uomo apocalittico, l'uomo costantemente in emergenza. L'emergenza, diciamo, principale, ovviamente, è quella del cambiamento climatico. Questo è l'uomo sostenibile, è quello che vive costantemente nell'ansia dell'emergenza climatica. Cosa viene chiamato a fare nei fatti? Beh, molte cose, una di quelle quella che citavi tu è la cosiddetta carbon footprint, cioè una misurazione in termini di anidride carbonica o di CO2 delle proprie azioni. Sarebbe veramente molto interessante entrare in questo filone, ma voglio darvi invece una carrellata di tutti gli aspetti della sostenibilità. Vi dico solo che l'essere umano, ovviamente, anche solo respirando, anche solo esistendo, emette CO2, e questo non è da sottovalutare. Ma c'è anche una sostenibilità tecnologica. La sostenibilità tecnologica richiede all'uomo sostenibile di applicare di buon grado, in modo resiliente, una digitalizzazione totale della propria vita, della propria società, di avere un'identità digitale, di avere nella propria città telecamere con riconoscimento facciale e di trasformare le proprie città, magari anche mediterranee, nelle cosiddette smart city, quindi in un'ottica molto asettica, tendenzialmente anche nordica, una visione urbanistica nordica, ma soprattutto basate sul controllo e la sorveglianza pervasiva di ogni azione dell'uomo sostenibile che cammina dentro la smart city. Ma vi è anche una sostenibilità economica. Dal punto di vista economico, ad esempio, la sostenibilità richiede una rinuncia graduale alle proprie ricchezze, soprattutto al contante, anche al concetto di contante, di denaro, in favore di altre misurazioni del valore. Ad esempio abbiamo visto la CO2, d'accordo? Quindi ci sarà quello che viene chiamato, però in modo non del tutto esatto, devo dire la verità, credito sociale, e possiamo già mettere in fila i tasselli. Ad esempio si avranno delle quote di anidride carbonica caricate sulla propria identità digitale per compiere determinate azioni. Oggi già molte banche mandano ai propri clienti l'estratto conto, nell'estratto conto accanto alla transazione economica c'è anche la transazione in termini di anidride carbonica,
calcolata, computata con questi calcolatori divini, perché voglio dire, per calcolare al millimetro proprio questa misurazione così endemica e viscerale che è l'anidride carbonica emessa da un essere umano, voglio dire, evidentemente è un calcolatore divino, no? Un'intelligenza artificiale divina. Ad oggi il programma di misurazione dell'anidride carbonica? No, il programma in generale dell'agenda. Allora, dal punto di vista apparente, formale, si dice che è la maggioranza degli stati membri dell'ONU, quindi sono 193, insomma, e quindi loro fanno leva sulla trasposizione democratica a livello globale, insomma. 193 gli stati. Sì, gli stati membri. A casa mia uno stato non scrive. In realtà chi e quanti sono quelli che hanno fisicamente elaborato questa agenda e come sono controllabili? Questo non si sa, ma non perché non lo sappiamo noi, non si sa chi materialmente ha scritto l'agenda. E allora non si può tenere conto di una cosa che viene su anonima, insomma. Perché per sua natura è incontrollabile. Io non sono un granché come democratico, però se fossi un sincero democratico mi allarmerei, mi indignerei, eccetera, eccetera. Io non sono un sincero democratico, quindi lo so come vanno gli affari, come vanno le cose, ma voglio sapere soltanto, in parole povere, dov'è la fregatura? Ma io penso che ci sia un apparato burocratico che è demandato a fare determinati compiti, che sviluppi questi punti che poi vengono sottoposti e che poi vengono votati. Adesso al futuro commissario del popolo preposto alle fucilazioni, vorrei sapere un po' nomi e cognomi di queste persone, se no mettetevi una mano sulla coscienza. Io le posso dire che le tracce che abbiamo si esauriscono nel 2012, dovrebbe esserci stata questa conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile in cui hanno demandato a commissioni, ma composte non si sa da chi, di studiare, elaborare un programma sulla base dell'Agenda 21 di Rio di 20 anni prima, e per questo è nel 2012, la conferenza di Rio era del 1992. Poi da lì non si sa chi materialmente l'ha scritta, è arrivato il documento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e l'hanno approvato tutti i paesi membri. Se noi andiamo a vedere i rappresentanti della rappresentanza atlantica, peraltro il problema democratico è enorme, infatti l'abbiamo nel libro, ne abbiamo reso tracce, perché i problemi che solleva il professor Cardini sono problemi strutturali che farebbero cadere l'ONU veramente in pochi minuti. Nonostante questo, la Costituzione europea, certo, assolutamente. Allora, se voi andate, noi l'abbiamo fatto per questo lavoro che dura da diversi mesi di studio approfondito dei termini, dei concetti globalisti e poi anche nella pratica dell'Agenda 2030 dal punto di vista politico-giuridico. Se voi andate a vedere, ad esempio, volete capire quali sono le risoluzioni, le raccomandazioni, ci sono, solo nell'istruzione di cui ora parleremo, ci sono decine e decine di piani, di diramazioni, di sottopiani, di sottonomi, vi imbatterete in una coltre di acronimi, di sigle, d'accordo? Ma tutto volto a gettare confusione. Alla fine, qui arriva il ruolo del filosofo, piuttosto di quello del giurista, bisogna estrapolare quali sono i concetti che vogliono immettere in società, perché poi di fatto questi concetti, come cercavo di spiegarvi con la sostenibilità, diventano una nuova etica e una nuova moralità che le persone sotto ipnosi, veramente sotto una sorta di ipnosi, come ripetessero un mantra o uno slogan, ripetono, fanno proprio e usano in tutti gli ambiti della loro vita, ma non sanno cosa stanno dicendo. Dicevamo della sostenibilità che riguarda tutti gli ambiti della nostra vita, e ad esempio c'è anche una sostenibilità sociale, sanitaria. Che cos'è oggi essere l'uomo sostenibile, cosa deve fare per essere conforme, sostenibile, giusto e morale dal punto di vista sociale? Anche qui molte cose da dire. La punta dell'iceberg è sicuramente la cosiddetta teoria gender, che chiede all'uomo sostenibile di leggere l'uomo e la donna svincolati dalla propria essenza, svincolati dalla propria anche fisiologia biologica, in favore di un termine che è il genere, che fondamentalmente è un costrutto e un ruolo sociale, e dunque se noi leggiamo l'uomo e la donna come un costrutto sociale, essi sono fluidi e modificabili dal potere
a piacere. Oggi siamo poi in realtà anche in una frontiera ancora più avanzata, che è quella dell'identità di genere, dove l'uomo, la donna o X, qualsiasi cosa uno voglia essere, è demandato semplicemente alle sensazioni soggettive e personali. L'uomo sostenibile dunque è quello che socialmente è fluido, è inclusivo e si rivede nella teoria gender, ma ci sarebbe anche una sostenibilità dal punto di vista sanitario. L'abbiamo vissuta come una grande prova tecnica. Non si ammala, non è più sostenibile, consuma un sacco di anidride carbonica. Assolutamente. Se noi andiamo a vedere loro hanno fatto, allora ci sono molti calcolatori, perché ovviamente non c'è solo l'ONU, no? Ma c'è anche un altro sistema globalista, che è il sistema scientifico, d'accordo? Insieme formano poi quelle che sono le strutture del globalismo odierne, perché l'ONU si avvale di centri di ricerca. Il centro di ricerca fa ricerca con determinati caratteri, riceve dei finanziamenti a monte da dei potentati globalisti, e quindi c'è fondamentalmente un'equazione. C'è una politica a monte che decide, c'è lo strumento scientifico che fa le ricerche per conto di questa politica a monte, e poi c'è una politica che guarda verso il basso, cioè verso noi, che esegue, d'accordo? Di cui ad esempio ci sono molti leader partitici, insomma politici attuali, europei, italiani, ma loro sono degli esecutori in questo momento di dinamiche scientifiche e di studi scientifici e di finanziamenti a monte. Quindi in realtà è molto complicato rendere conto di la cosa che invece vorremmo fare, cioè ripercorrere le file e dire sì, chi ha deciso questo? Perché ha deciso questo? Questo qua che sollevava il professore penso che sia il punto fondamentale, no? Che basterebbe farlo anche per un solo aspetto, per esempio per l'istruzione. Cioè, si è arrivati a votare, cioè i rappresentanti del paese sono andati a votare quel documento, chi è che ha prodotto quel documento fisicamente? Cioè, la Costituzione l'hanno scritta i costituzionalisti, non sappiamo nomi, cognomi e quant'altro, eccetera. Cioè, qui tu vai a votare un documento che è stato prodotto fisicamente da chi, sulla base di quale legittimità, sulla base di quali criteri, eccetera, eccetera, eccetera. L'ideologia dei documenti la danno a monte ignoti, d'accordo? Poi però la ricerca scientifica viene fatta e nome e cognome ci sono, dei centri di ricerca, delle collaborazioni che vengono fatte, eccetera, eccetera. Ora daremo proprio un per rispondere. Infatti noi le abbiamo rinvenute in tutti gli aspetti della sostenibilità. Però l'importante è che ora lo facciamo con l'istruzione, lo mettiamo in pratica, così diamo qualcosa di concreto. L'importante è che voi capiate che quando si dice sostenibilità non è solo l'aspetto climatico, ma è la nuova forma del progresso, la nuova giustizia, la nuova moralità dell'ultima tappa del progresso, e che si dirama in ogni azione della nostra vita. Ad esempio, la sostenibilità dal punto di vista sanitario l'avete vissuta nei 2 anni di Covid-19. Il carattere fondamentale della sostenibilità sanitaria è la prevenzione, e dunque sì, la sostenibilità delle guerre è compresa a patto che siano guerre di pace per l'ONU. Un rapporto interessante è il rapporto fra la guerra e la pace nell'ONU, anche di questo abbiamo parlato con non pochi sforzi. Dal punto di vista sanitario, dicevo, uno dei paradigmi, non solo, è quello della prevenzione, è quello dell'immunizzazione. Quindi fondamentalmente prima, quindi anche alle persone sane, si prescrivono farmaci di massa o vaccinazioni, spesso a carattere anche genetico, certamente zootecnico, e quindi questa ad esempio è una forma di sostenibilità sanitaria. Ora passo la parola, do il punto ad Alessandro, così vi facciamo vedere la filiera, come diceva Giorgio e come chiedeva giustamente il professor Cadini, ma l'inizio, dateci l'inizio, è molto difficile capire l'inizio, però cerchiamo con l'istruzione, e però per dare la palla ad Alessandro, diciamo così, devo mettere l'ultimo tassello. La sostenibilità non può essere compresa se non comprendiamo l'importanza capitale per essa e per il progresso e per il globalismo dei giovani. La sostenibilità viene definita per la prima volta in sede ONU nel 1987 nel cosiddetto rapporto Brundtland, anche noto come il nostro futuro in comune, dove si lega e si fonda il concetto di sviluppo sostenibile sul ruolo delle nuove generazioni. Degli anziani, di quelli di mezza età, persino dei trentenni come me, all'agenda 2030 frega il giusto, importa veramente poco. L'obiettivo e il ruolo fondamentale è svolto dai giovani. Loro lì, in quel rapporto, utilizzavano un termine tecnico, altro termine tecnico del globalismo, che è generazioni future. Ora qui io non posso, per ragioni di tempo, farvi capire il perché, tutti i perché i giovani sono fondamentali per questo piano globalista e per il progresso. Ma, insieme ad Alessandro,
prendiamo in considerazione uno, che è quello dell'istruzione. E quindi la domanda che faccio ad Alessandro, cercando anche quindi di rispondere giustamente alle richieste di Giorgio, del professor Cardini, quindi facendo vedere la filiera, è come la sostenibilità è legata ai giovani nell'istruzione e in che modo, grazie all'istruzione, viene foggiato l'uomo sostenibile, l'uomo sustainable. Una cosa brevissima, riguardo a questo discorso della filiera, prima di iniziare l'interessantissimo aspetto dell'istruzione. Aurelio Peccei parlava di generazioni, di giovani, dell'importanza di agire. Qual è c'è un seme già nel CAD di Roma che... sì, parlava anche Hitler ovviamente, però sulla questione dello sviluppo, insomma, i limiti dello sviluppo, quindi siamo a fine anni 60, insomma, fine anni 70. Sì, sì, certo. Cioè, assolutamente sì, sono contemporanei. Il Club di Roma era una sorta di think tank ante litteram nel quale si sviluppavano e si testavano questi concetti che poi sono entrati totalmente nell'ONU, nella sostenibilità odierna. Quindi assolutamente sono legati. I giovani sono le generazioni future, è un termine tecnico perché è importante da due punti di vista. Uno è quello che ora si dirà con l'istruzione. L'altro vi volevamo un po' lasciare in suspense, ma è forse anche il principale, anche in vista del libro che uscirà quest'inverno, insomma. Ora direi, lasciamo parlare Alessandro che vi spiega sicuramente un aspetto importante dei giovani e poi se c'è tempo magari cerchiamo di enunciare l'altro, va bene? Sì, esattamente così come diceva Daniele, cioè l'istruzione è uno dei canali privilegiati, uno dei due canali fondamentali con cui l'ONU si rivolge ai giovani. Perché? Perché si è parlato di una certa antropologia della sostenibilità, cioè un certo uomo sostenibile che si viene a delineare, ma come fa questo uomo a delinearsi? Ecco, uno dei canali è appunto l'istruzione. Nel senso che l'istruzione viene selezionata dall'ONU come quel canale, quel veicolo di indottrinamento ai dettami della sostenibilità. E guardate, quando parlo di indottrinamento ne sto parlando in senso proprio, cioè si tratta di far sviluppare nei più giovani, con delle modalità che vedremo, delle credenze, delle idee, d'accordo, un'adesione a livello teorico, d'accordo, ai valori, ai principi della sostenibilità, che poi però si debba anche tradurre nella pratica, cioè con l'adozione di uno stile di vita e di comportamenti sostenibili. E il veicolo per fare questo viene scelto nell'istruzione. Ma di che istruzione stiamo parlando? Ebbene, stiamo parlando dell'istruzione a tutti i suoi livelli, dell'istruzione in tutti gli stati, dell'istruzione nel suo complesso. Cioè l'ONU si prefigge questo obiettivo, l'obiettivo di fare di mettere in atto una grande trasformazione, e qui per trasformazione intendo un lemma tecnico della sostenibilità che prima Filippo ha introdotto, una trasformazione dell'istruzione su tutti i piani, a tutti i gradi, quindi dall'infanzia all'istruzione specialistica post laurea, che coinvolga tutti i paesi, che coinvolga tutti i discenti del mondo e che permetta una penetrazione capillare della dottrina della sostenibilità, sia a livello teorico sia a livello pratico. Vado un po' veloce su alcuni aspetti, però ci sono delle parti che anche in relazione alle richieste che sono qui venute io non posso fare a meno, non posso esimermi dal trattare. Per esempio, ma nel concreto, prima di guardare quali sono le caratteristiche di questa trasformazione, come fa questa trasformazione a avvenire? Almeno nelle intenzioni, cioè come fa l'ONU a mettere in atto un cambiamento, una modifica capillare dell'istruzione? Cioè, com'è possibile che questi sviluppino un piano, questi che poi è sempre aperta la domanda, ma questi chi? Sviluppino un piano e poi di fatto, esatto, le scuole aderiscano. Non solo le scuole, cioè nel senso il sistema educativo nel suo complesso, non solo in un paese ma in tutti i paesi. Ebbene, prima Filippo vi parlava del fatto che l'ONU si articola attraverso un sistema di agenzie specializzate. Una di quelle più importanti, sicuramente una delle più importanti, è l'UNESCO. L'UNESCO sta per organizzazione, una sigla che sta in inglese, per Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. E la sua area di competenza principale è proprio quella dell'educazione. Si occupa dell'educazione, è l'agenzia specializzata in materia di istruzione. Cosa fa l'UNESCO almeno dagli anni 90? Ma ci sono prodromi anche prima, ma almeno dagli anni 90. Ecco, l'UNESCO sviluppa dei programmi, delle linee guida, dei programmi di istruzione globalisti, cioè da indirizzare a tutto il mondo, d'accordo, di portata globale, e si occupa attraverso dei precisi organismi anche di monitorare l'applicazione e l'implementazione di questi programmi nei rispettivi paesi. Ora,
Ci sono stati davvero tantissimi programmi, molti dei quali incentrati direttamente sulla sostenibilità, ma nel 2015, che è la data in cui viene sancito anche effettivamente la risoluzione dell'Agenda 2030, viene prodotto un documento di capitale importanza per quanto riguarda l'educazione, e si tratta di un documento che ha un titolo esplicito, Educazione 2030, in inglese Education 2030. Questo documento viene approvato da 184 stati membri dell'ONU nel novembre 2015, due mesi dopo l'approvazione dell'Agenda 2030. E cosa afferma questo documento? Perché questo documento è importante? Questo documento afferma questo, che l'educazione a tutti i livelli deve essere trasformata in questo modo, cioè basandola, fondandola sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, sull'Agenda 2030. Cioè, educare diventa educare allo sviluppo sostenibile. Ma in che senso? Diventa educare all'agenda, ai suoi obiettivi e a far sì che i discenti diventano, e sto citando, agenti del cambiamento. Cioè, per far sì che in un futuro, ma un futuro che loro si auspicano prossimo, l'uomo sia subito sostenibile, d'accordo? E questo passa attraverso l'istruzione. Quanti paesi l'hanno sottoscritta? 184. Allora, sì, no, qui io lo direi semplicemente perché si diceva di risalire alle fonti. Vogliamo scusa, tra i paesi l'hanno sottoscritto, c'erano qualcuno almeno dei cinque componenti del Consiglio di Sicurezza. Non si sente nulla. I paesi firmatari, se c'erano alcuni dei paesi, dei cinque paesi che compongono il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha chiesto il professore. Tutti, sì, certo. Ciao a tutti. 194. La faccia, io sono molto filorusso. E anche molte amicizie in Russia. Io la faccia del patriarca Kirill, quando gli presenteranno questa cosa, francamente non me la voglio perdere, no? Per cui io prenoto immediatamente alla cerimonia alla cattedrale di San Sergio, voglio vedere quando leggerà cos'è la sostenibilità, se trova a ridire qualcosa, ma insomma. Il problema del Consiglio di Sicurezza è importante, perché il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è l'unico organismo dell'ONU che ha funzionato finora, perché l'ha sempre paralizzata, in quanto i singoli componenti del Consiglio di Sicurezza, come sapete, ciascuno di loro ha diritto di veto, e il diritto di veto è esattamente come quello dei tribuni della plebe a Roma. Non è necessario specificare perché non si vuole una legge, si deve semplicemente alzarsi e dire la parola veto, come si diceva nel 50 quando io ero ragazzino, si pensava che lo facessero sempre i russi, e veniva tradotto con la parola niet. I russi niet. Dicono sempre niet. Ho paura che di niet, non, eccetera, ne diranno molti, ma insomma. Sì, ma vediamo un po' magari il contesto in cui è stato elaborato Educazione 2030, anche perché si dice, ma chi sono i responsabili politici, cioè in che contesti vengono elaborati? Allora, l'elaborazione nel senso della scrittura non ci è dato sapere, questa è una costante di tutta la documentazione ONU, eccettuato per veramente pochissimi documenti. Il punto è questo, nel maggio 2015, quindi qualche mese prima dell'approvazione, c'è una conferenza in Corea del Sud, a Incheon. E questa conferenza si chiama World Education Forum, da non confondersi con World Economic Forum. È il forum mondiale, la conferenza globale mondiale sull'educazione. Qual è lo scopo di questa conferenza? Per l'appunto quello di darsi un programma d'azione globale da implementare da qui al 2030 per cambiare l'educazione a livello globale, ed è Educazione 2030. Ma per farvi capire il peso degli attori in gioco, vi dico un po' di nomi di attori davvero da afferenti a varie aree, politici e non direttamente politici, che partecipano a questa conferenza. Innanzitutto un summit guidato dall'UNESCO, poi partecipano anche altre agenzie dell'ONU, tipo la Banca Mondiale, la World Bank, UN Women, che è l'organo principale dedicato alle politiche diciamo per l'empowerment femminile, per le questioni di parità di genere e in generale per tutta la dottrina gender. La FAO, d'accordo con quella dell'alimentazione, il fondo UNICEF dell'ONU, che non ha bisogno di presentazioni. Oltre a ciò ci sono numerose organizzazioni non governative, alcune tra le più importanti a livello mondiale,
Basti pensare a Oxfam, Plan International, Save the Children. Io qua mi sono appuntato per esempio la presenza di queste organizzazioni nei vari paesi. Cioè Oxfam per esempio è presente in circa 70 paesi della terra. Cioè, pensate che vuol dire avere questa presenza, avere questa partecipazione in tanti paesi. Per non parlare di Save the Children, 110 paesi. Ora, ci sono però anche attori del mondo privato, aziende private. Pensate, a un forum sull'educazione parteciperanno, diciamo, professionisti dell'educazione, nel senso di professori, educatori. No, partecipa Google, Microsoft, Intel, cioè dei colossi dell'high-tech. Per non parlare di quella che è la presenza forse più ingombrante, che sono le cosiddette charitable foundations, cioè le fondazioni filantropiche, che fanno capo chiaramente a fondi di investimento e agli uomini, alle persone più ricche del pianeta. Tra cui cito per esempio la Lego Foundation, che fa capo all'azienda produttrice di giocattoli Lego, quella la Western Union Foundation, che fa capo all'azienda di servizi finanziari, poi una fondazione del Regno Unito, la Children's Investment Fund Foundation, che ha non si parla di fatturati nell'ambito delle fondazioni caritatevoli, ma ha, diciamo, degli indotti in senso di donazioni enorme. Poi la William and Flora Hewlett Foundation, che afferisce all'HP, sempre un'azienda di servizi informatici, e la Open Society Foundation, che conoscete forse, di finanziere George Soros. Sì, è chiaro. Se poi andate nell'ambito dell'istruzione sanitaria troverete anche Gavi, troverete anche la Bill e Melissa Gates Foundation. Se andate nell'ambito dell'educazione tecnologica troverete non solo Google e Microsoft, ma anche Meta, quindi Facebook, e tutto, diciamo, il parterre di multinazionali. Quindi questo per far capire anche il peso degli interessi in gioco. Sono tanti attori, hanno... Tutto il goza dell'oligarchia che domina il pianeta è una cosa bella. Basta darla in mano a Rizzo, li fucila tutti e siamo a posto. Non trovo dove sia il problema. Qual è il punto però? Che all'interno di questa oligarchia, perché il professore usa sempre la parola giusta, infatti anche noi poi nel libro abbiamo detto c'è un chiaro passaggio oligarchico, perché questo voglio dire parla da sé, perché no, ma il punto è che non è solo qui, questa la World Education Forum è solo uno dei tantissimi summit che hanno fatto in sede di istruzione. Se voi andate nella sanità ce ne sono altrettanti, se andate nell'agricoltura ce ne sono altrettanti, d'accordo? Il punto però è che gli attori in gioco sono sempre gli stessi, ma accanto a questi, e questa è la cosa forse incredibile, professore, che ci sono gli stati però. Esatto. Ci sono i rappresentanti, meglio ancora qualche sparuto rappresentante, ma comunque poi figura come io c'ero, no? Infatti, guarda, a questo summit partecipano anche, non li ho citati, ma perché è chiaro che faceva fede anche fatto ne avessero approvati 184, ma c'erano i rappresentanti di ben 160 paesi. L'Italia non c'era, però l'Italia l'ha approvato dopo. Comunque, indipendentemente da ciò, si tratta anche di un sistema oligarchico che mescola in una maniera difficilmente comprensibile da un punto di vista delle classiche dinamiche democratiche, pubblico e privato, dinamiche politiche e dinamiche private, dinamiche anche aziendali, economiche, ma veramente... In un guazzabuglio che è difficile da districare. Non è impossibile, ma è difficile da districare. Comunque, comprendiamo allora, ora che abbiamo visto un po' chi sono gli attori in gioco, qual è il contesto, anche se brevemente, quali sono i contenuti di questa trasformazione? In concreto, che significa trasformare l'educazione? Per farlo, lo vediamo attraverso un altro documento, o meglio, un'altra serie di documenti, che però afferisce, fa parte della cornice Educazione 2030, che è una sorta di grande contesto progettuale a cui afferiscono tanti altri progetti, che hanno dei suoi pilastri, che si chiama la cosiddetta educazione allo sviluppo sostenibile, che guardate bene è un termine tecnico e non è un modo di parlare, che in inglese viene spesso abbreviata con la sigla ESD, Education for Sustainable Development. Cosa si prefigge l'educazione allo sviluppo sostenibile? Si prefigge di trasformare a livello proprio profondo, radicale, la scuola, l'educazione in tutti i suoi aspetti, trasformandone tutti gli attori, dagli attori politici, per esempio i ministeri dell'istruzione, ai dirigenti scolastici, ai docenti e chiaramente anche all'insegnamento stesso, veicolato per esempio nei testi, quindi anche la trasformazione dei testi, la trasformazione dei programmi scolastici e così via. Ora, questi propositi sono dichiarati esplicitamente e io
io vi farei direttamente delle citazioni che parlano molto meglio, sono più eloquenti di quanto io possa essere, perché sono veramente espliciti, sono davvero espliciti, da, che magari vi sembrano incredibili, ma sono tratti da documenti di cui vi cito proprio la fonte, così almeno potete anche voi controllare voi stessi, tanto sono stati tradotti anche in italiano, che sono: educazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, due punti, obiettivi di apprendimento, e educazione allo sviluppo sostenibile, due punti, una tabella di marcia, ESS o SD, dipende come lo si intende, se in inglese o in italiano, per il 2030, d'accordo? Vicito da questi documenti. Anche per far capire come sono espliciti queste raccomandazioni, cosa richiedono agli esatto. Stati poi? Ripeto, si tratta di una trasformazione che coinvolge tutti gli aspetti dell'istruzione, quindi i programmi scolastici ministeriali, per esempio, i contenuti delle materie insegnate, i libri di testo, i tipi di conoscenze trasmesse agli studenti, la valutazione dell'apprendimento, le attività scolastiche ed extrascolastiche, la formazione degli insegnanti e il loro ruolo, l'etica delle scuole, il comportamento e l'etica dei discenti stessi e così via. Ma andiamo subito alle citazioni. Come è che, per esempio, questa trasformazione deve avvenire a livello politico, a livello cioè dei governi, a livello dei ministeri dell'istruzione? Ebbene, cito, i governi integreranno le SD, l'educazione allo sviluppo sostenibile, nelle loro politiche e strutture educative, al fine di trasformare l'educazione. Come? Leggo, i ministeri dell'istruzione dovrebbero riesaminare lo scopo dei loro sistemi educativi alla luce delle ambizioni e degli obiettivi di sviluppo sostenibile e definire obiettivi di apprendimento completamente allineati con tali obiettivi. Completamente allineati con tali obiettivi. I responsabili delle politiche educative a livello locale, nazionale, regionale e globale, quindi, dovrebbero integrare le SD nelle politiche educative, comprese quelle che riguardano gli obiettivi di gli ambienti di apprendimento, i programmi di studio, la formazione degli insegnanti e la valutazione dei discenti. Quindi, come capite, questo cambiamento ricade anche su i dirigenti scolastici, i quali sono chiamati a, virgolettato, sviluppare piani concreti e vincolati da scadenza utili a implementare l'approccio verso l'educazione allo sviluppo sostenibile nell'intero sistema. Ancora, i dirigenti delle istituzioni dedicate all'insegnamento, qui di ogni ordine e grado si sta parlando, dovrebbero assicurarsi che la loro governance, cioè la loro gestione, e la loro cultura siano allineate ai principi dello sviluppo sostenibile. Cioè, se te, dirigente scolastico in questo caso, ma anche docente, perché ora ce n'è anche per i docenti, non sei allineato culturalmente, eticamente con l'agenda 2030, non dovresti insegnare. No, tu non puoi insegnare. Infatti, per quanto riguarda i docenti, che chiaramente vengono colpiti in maniera capillare da queste volontà trasformativa, leggiamo: al fine di guidare e responsabilizzare i discenti, gli stessi educatori devono essere responsabilizzati e dotati di conoscenze, abilità, nonché dei valori e comportamenti necessari per compiere questa transizione. Attenzione, si dice anche che i decisori politici dovrebbero motivare e onorare gli educatori che integrano con successo l'educazione e lo sviluppo sostenibile nel loro insegnamento. E guardate bene, l'insegnante, l'educatore, questo ci tocca anche da vicino perché noi siamo anche educatori, diventano dei semplici, virgolettato, facilitatori. Di cosa? Di questa trasformazione. Perché? Perché il loro ruolo è quello di essere mediatori che rafforzano e sfidano i discenti a modificare la loro visione del mondo. Devono produrre nei giovani capacità e motivazione per diventare cittadini attivi della sostenibilità. Cittadini attivi della sostenibilità, ma anche agenti di cambiamento. Anche questo citato nero su bianco. Sembrano le regole di una caserma, sostanzialmente. Guarda, Giorgio, che qui si va sempre peggio. No, ma aspetta, una cosa sola, proprio al volo, no? Cioè, voi capite l'importanza della religione del cambiamento climatico? Perché poi tutta questa roba qua si incardina su quella roba. Cioè, questi sono bravissimi a creare un albero dialettico da quale poi discende tutta a cascata. E questa roba parte dal Club di Roma, che è una roba degli anni 70. Cioè, voi pensate da quanto parte da lontano? Io vi invito a leggere le tre letture di Thierry Messiaen sull'ecologismo utilizzato a fini politici, no? Lui parla a vari stati, no? Quindi partendo dal Club di Roma e successivamente, e quindi cioè, tutto si incardina sulla religione del cambiamento climatico, cioè una roba impressionante, perché se crolla quello chiaramente viene giù a cascata tutta questa roba qui, sparisce,
e loro chiaramente utilizzano le nuove generazioni, perché essendo una minoranza oligarchica formano un nuovo esercito per combattere il vecchio esercito, che è quello che detiene il potere attualmente, scardinarlo e mettere al potere gente perfettamente omologata e conforme ai loro progetti, che agirà in maniera fanatica. Cioè Hitler diventa un dilettante, perché Hitler questa roba la preconizzava 90 anni fa praticamente. Era lungimirante, ma rileggiamoci Il mondo nuovo di Huxley. Non Samyatin, sì, appunto, quella era questa roba qui. Naturalmente non Huxley è troppo facile. Prego, scusa Alessandro. Allora, no, ma guarda, e ti voglio subito dare ragione con una citazione che prova proprio quello che ha detto Giorgio. Le scuole devono diventare dei luoghi in cui la sostenibilità non è soltanto appresa a livello teorico, e questo l'ho già anticipato all'inizio, ma ora vi do delle prove, ma deve essere immediatamente tradotta nella pratica, cioè attraverso quello che loro chiamano un ripensamento degli ambienti scolastici. Ve lo leggo. Perché l'educazione allo sviluppo sostenibile sia più efficiente, l'intera istituzione educativa deve essere cambiata. Un tale approccio complessivo mira a integrare la sostenibilità in tutti gli aspetti dell'istituzione educativa. Esso implica il ripensamento del piano di studi, del funzionamento dei campus, chiaramente la cultura anglosassone, d'accordo, della cultura organizzativa, della partecipazione studentesca, della leadership e della gestione, delle relazioni nella comunità e della ricerca. In questo modo l'istituzione stessa funziona come un modello di comportamento per i discenti. Gli ambienti di apprendimento sostenibili permettono agli educatori e ai discenti di integrare i principi della sostenibilità nelle loro azioni quotidiane e di facilitare lo sviluppo di capacità e competenze e di valorizzare l'educazione in maniera esaustiva. E giungiamo quindi all'ultimo aspetto di questa volontà trasformativa, che coinvolge direttamente le nuove conoscenze che questi giovani sono chiamati ad apprendere e subito a mettere in pratica. Innanzitutto non si tratta di l'educazione allo sviluppo sostenibile non è pensata come una materia a sé stante, non è tipo matematica, no? Non è tipo scienze sociali, ma si tratta di una conoscenza trasversale che deve essere inserita a livello di tutte le materie, soprattutto delle materie più importanti, e quindi deve essere correlativamente inserita in tutti i libri di testo. Ripeto, ora vi sto dando un'idea, magari sembra un'educazione che magari riguarda medie e liceo, d'accordo? Però qui si parla di educazione a tutti i livelli. Dai 5 anni alla post-accademia. Alla post-accademia. L'educazione allo sviluppo sostenibile, sto leggendo, deve essere integrata in tutti i programmi di studio di educazione formale, incluse l'assistenza e l'istruzione nella prima infanzia, quello che stavamo dicendo ora, l'educazione primaria e secondaria, elementari, medie e superiori, quindi l'educazione e la formazione tecnica e professionale e l'educazione superiore. L'educazione allo sviluppo sostenibile riguarda il nucleo dell'insegnamento e dell'apprendimento e non dovrebbe essere considerata un'aggiunta al programma di studio. Per questo si dice che nell'educazione scolastica essa deve divenire parte integrante dell'insegnamento e dell'apprendimento delle materie più importanti, cioè quelle che considerano loro più importanti, come la matematica, le scienze, gli studi sociali e le lingue. E ovviamente integrare l'educazione allo sviluppo sostenibile comporta che l'inclusione di argomenti riguardanti la sostenibilità nei programmi di studio, ma anche comporta l'inclusione di questi argomenti, ma anche risultati di apprendimento previsti relativi alla sostenibilità. Che vuol dire questo? Che i giovani sono alla fine provati, sono testati, valutati. Sono valutati sulle loro competenze di sostenibilità. Si può bocciare per non essere sostenibili. E infatti in Italia, e non solo, questa trasformazione capillare, rivoluzionaria nel senso della parola, dell'istruzione è stata portata avanti dal 2015, e di fatti oggi all'esame di Stato si parla anche di sostenibilità e di Agenda 2030, e c'è stata la legge Azzolina del 2019, ci sono stati poi dei rinforzi nel governo, certo, nel governo successivo, si chiama Rigenerazione Italia, e recentemente dicembre scorso c'è stata la legge sull'orientamento, quindi sull'esame. Tutta questa trasformazione per indottrinare i giovani a diventare l'uomo sostenibile.
credo che oggi abbiamo dato un'idea, mi rendo conto che i punti di curiosità sono molti, non di meno quello politico, da dove nascono queste norme e qual è poi l'oligarchia che fattualmente prende queste decisioni. Di fatto possiamo prendere nota che poi, almeno in questa sede, che poi gli stati la implementano con delle vere e proprie leggi, insomma. In questo caso nell'istruzione, nel 2019, la cosiddetta legge Azzolina ha esattamente preso questa roba qui e l'ha fatta proprio sotto forma di legge. E quindi il piano globale, come diceva Filippo, è molto lontano, perché questo lemma è veramente di attualità, cioè veramente esplicativo, meglio ancora, delle politiche ONU, di quello che sta accadendo. Pensare globalmente, agire, eseguire localmente. Anche due. E non so se sarà possibile rispondere. Che livello di consapevolezza e aderenza c'è da parte degli insegnanti a tutto questo? Noi siamo in contatto con molti insegnanti e fortunatamente non tanti accettano poi nel loro mestiere questa roba qua. Più o meno la situazione è divisa fra quelli che ripetono le parole del globalismo, come dicevo prima, come se fossero sotto ipnosi, senza sottintendere però le loro reali mire, i loro reali scopi, i loro reali significati. Questi sono la maggior parte. Dobbiamo essere più sostenibili, dobbiamo fare questo per l'ambiente, senza capire cosa veramente viene richiesto. Poi c'è una piccola parte con la quale siamo in contatto, che invece si rende conto di questo ingresso prepotente all'interno del loro stesso ruolo di insegnante, e infatti ci ha chiesto aiuto in questi mesi, e anche con la collaborazione, dicevo, della dottoressa Elisabetta Frezza, e probabilmente collaborerà in una prefazione anche il professor Giorgio Agamben. Stiamo scrivendo, insomma, questo libro, queste pubblicazioni, vediamo ora dalla molle di lavoro, perché non c'è solo l'istruzione. Con Covid-19 l'avete visto, la direttiva OMS ha fatto la stessa cosa nella vostra vita che l'istruzione sta facendo nella scuola. Il ruolo dei giovani però è principale, perché, capite bene, la domanda che vi dovete fare è questa: allora, noi siamo adulti e va bene, nel 2030, nel 2035, nel 2040, quei ragazzini e quei bambini che oggi hanno 5, 6, 7, 8, 10 anni saranno gli adulti di domani. In queste direttive, oggi non abbiamo potuto leggere tutte, ci sono anche indicazioni di voto. Ad esempio, si spinge i ragazzi a chiedere al proprio governo di votare green, d'accordo? Nel senso di tutte queste norme che... La rivoluzione verde, la rivoluzione digitale è in atto a tutti gli effetti. Fermarla ad oggi sembra veramente, veramente difficile. Fatto sta che, secondo me, per risponderti, la prima cosa che dobbiamo fare è, come dici tu, creare consapevolezza. Che con la consapevolezza, però, mi permetto, che anche la parola consapevolezza, che deriva dall'inglese mindful, è una parola del globalismo, d'accordo? E quindi c'è bisogno di... Prego? Anche awareness siamo lì. Diciamo, assolutamente. Dobbiamo cercare di, cosa numero uno, capire dal mio punto di vista, da un'educazione un pochino più filosofica, comprendere quali sono questi concetti, dare a loro i giusti significati, dopodiché andare nella normatività fattuale, e dopodiché forse potremo mettere su un movimento, perché no, anche politico, ma insomma sicuramente sociale, in grado di contrastare tutto questo. Ma da filosofo ti dico che, se per prima cosa non comprendiamo le parole che usiamo e il significato di inclusività, di sostenibilità, di resilienza, di trasformazione, di cambiamento, eccetera eccetera, non capiremo dove andiamo a parare. Il programma, come diceva Filippo, è lungo, starà a noi, insomma, cercare di contrastarlo in qualche maniera. Noi, i nostri sforzi intellettuali, no, da studiosi ce li stiamo mettendo. No, perché è un tema assolutamente affascinante, in senso terrificante. Cioè, mi viene da pensare, ma credo che sia ovvio, che ci sia proprio in atto una volontà di cancellazione dell'essere umano per come lo conosciamo, e una sostituzione con un altro tipo di essere umano che è più confacente a certi programmi, a certe mire, giusto? Nella conferenza dello scorso anno, proprio qui a Ficulla, avevamo parlato di post-umanismo e di transumanismo. Non so chi c'era che se lo ricorderà. E se noi capiamo questi concetti, allora poi possiamo capire anche come contrastarli. Che ci sia una volontà di modificare antropologicamente l'essere umano è proprio così, insomma, lo riscontriamo in ogni... La parola farsi agenti del cambiamento
incarnare la sostenibilità, incarnare la trasformazione, significa proprio questo, cioè tentativo di mutare l'essere umano. Se poi andiamo, perché noi non facciamo solo politica, ma facciamo anche studi filosofici, anche teologici, se poi andiamo all'essenza dei termini e quindi ci riappropriamo del linguaggio che utilizziamo, poi forse capiamo che non è così facile modificare ad libitum l'uomo e la donna, d'accordo? Grazie a Dio. Allora, scusate solo un secondo, io purtroppo mi devo assentare un attimo che devo fare una cosa con Bio Blu che avevo promesso, perché anch'io ho dei tempi contingentati che devo tornare a Roma. Quindi mi scuso solo se mi assento un attimo dal tavolo, solo questo. Voi potete tranquillamente continuare senza me, solo per dire che solo io sto lì un attimo a fare una cosa, insomma. Farò una cosa assolutamente sostenibile, questo, su questo non c'è dubbio. Sennò... Come suggerisce il compagno Gardini. Scusate. Scusate solo. Non ti preoccupare. C'è una domanda. Come insegnante, per esempio nel PNNR, altro acronimo che ci è capitato sulle spalle, e in cui bisognerebbe fare cose nell'ambito tecnologico, delle nuove tecnologie, ho scoperto che c'è anche un ambito invece che riguarda l'antidispersione scolastica, in cui c'è ampia libertà di azione. Quindi io lì ci infilerò dei corsi di acquerello, con mia grande soddisfazione, e lo vedo molto come un cavallo di Troia all'interno di questo progetto. La stessa cosa mi viene da pensare. Aspetta, perché ti devi girare verso di là, mi sa, col microfono. Ti devi girare verso di là col microfono. No, va bene così. Rivolgiti a loro e stiamo tranquilli. Ok. Mi viene da pensare, all'interno di questa agenda che io mi sono trovata quando ho fatto il concorso, era tra il 2015 e il 2020, non mi ricordo in quale anno, avevo l'obbligo di presentare all'interno del progetto per il concorso della simulazione d'azione, di lezione, anche quello che riguarda l'Agenda 2030. Io prima non avevo idea di cosa fosse, per cui ci hanno obbligato come insegnanti che hanno fatto il concorso a infilarcela dentro in modo massiccio. Tanto per dire, il progetto è proprio capillare, organizzato proprio bene. Mi chiedo, quali spazi come cavallo di Troia ci sono all'interno dell'Agenda 2030? Io ne ho visti un po', però magari mettendo insieme tante teste magari troviamo tanti cavalli di Troia, ci possono essere spunti da girare tra di noi. Era questa l'idea. Ma funziona? Sì. Ma guardi, certamente uno degli spazi più intelligenti da usare è proprio quello della dispersione scolastica. Tant'è che noi stessi l'abbiamo usata. Sono forse state spente con le domande. Noi stessi abbiamo usato, diciamo, questo cavallo di Troia, poniamolo così, della dispersione scolastica in una delle nostre, forse la nostra attività di punta, che è quella proprio da educatori. Noi infatti a Firenze abbiamo vinto un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, appoggiandoci a un'organizzazione presso la quale facciamo questo nostro doposcuola, dove il fine che c'era richiesto era proprio quello di contrastare la dispersione scolastica, e noi come soluzione abbiamo dato la palestra di la palestra Mensani in Corpore Sano, quindi una palestra dove per una parte si parla di dialettica e quindi di pensiero, di parola, di esercizi anche, dibattito socratico, e dall'altra logico. Invece uno spazio anche di allenamento fisico ispirato a giochi ispirati alla lotta greco-romana. Su questo l'abbiamo usata, ma poi anche in un certo senso implementando quello che c'era chiesto contro la dispersione scolastica, perché comunque poi il suggerimento è quello di finire gli studi, e perché comunque insomma i titoli sono importanti per i ragazzi, non possono essere lasciati a se stessi, però di farlo anche con diciamo una certa stabilità e anche una certa intelligenza su questo, però questo sicuramente è uno degli spazi. Anche perché noi, diciamo, è vero che questa è diventata la nostra attività di punta quest'anno, però nasciamo come centro di studi, quindi fondamentalmente facciamo ricerca accademica in questo momento fuori dall'università, per ragioni personali, anche per ragioni ideologiche, ecco, in questo senso, anche perché capite bene che poi se tutta l'istruzione, compresa l'accademia, viene trasformata alla luce di tutto questo, è chiaro che noi facciamo un passo di lato. Studiando questi argomenti da diversi anni ci siamo accorti che
la preda principale del globalismo sono i giovani. E allora, diciamo, anche sulla nostra pelle, perché poi ci porta via del tempo, eccetera, abbiamo messo su dei corsi anche per liceali, fondamentalmente, che, come diceva Filippo, sono volti a dare un'educazione un pochino diversa. C'è modo di entrare in qualche maglia? Sì, però credo che loro hanno degli indicatori, insomma, con cui monitorano. Non dovremmo monitorare la questione anche noi nei prossimi anni. Ecco, sicuramente non dobbiamo darci per vinti, perché noi lo stiamo facendo, quindi voglio dire. Io credo che sulla scuola bisogna essere realistici in questo senso. In questo senso, che è chiaro che l'ONU e questi programmi sono comunque programmi umani, sono programmi fallibili, d'accordo? Qui non stiamo parlando di una morsa che sicuramente si stringerà, no. Voglio dire, ci sono sicuramente falle, ci sono sicuramente buchi, e questo è, grazie a Dio, inevitabile. Ora però qual è il punto? Che su certi aspetti però ormai è da tanto, anche se non sembra, e questo non sembrare è dovuto anche, anzi, in gran parte dal fatto che queste tematiche non si conoscono, su certi aspetti c'è già stato un ingresso preponderante, per esempio a livello scolastico, anche se non sembra, a livello scolastico comunque la direzione è già tracciata. Quindi, diciamo, lavorare in un contesto, diciamo, dentro la scuola sembra un contesto sempre più asfittico, d'accordo? Fuori dalla scuola ci sono margini di manovra, questo è quello che mi sentirei di dire. La scuola al momento non sembra un ambiente, diciamo, che ti lascia davvero tanti margini di manovra. Fuori, qualcosa di più, fermo restando che non c'è una infallibilità di fondo da parte di questi attori, d'accordo? Quindi, ciao, io volevo chiedere se, diciamo, questa agenda 2030, che sembra molto afferente al panorama occidentale, ma se ci sta un corrispettivo anche oltre cortina, perché penso per esempio al fatto che dicevi nelle crediti sociali, che è una cosa anche cinese, quindi. Ora c'è il punto principale di questa agenda, ci ostiniamo a non dirvelo, il ruolo principale dei giovani, che è quello diciamolo come nome, è quello della pianificazione familiare o del controllo delle nascite, d'accordo? Questo è il secondo ruolo, che in realtà è il primo fondamentale, perché i giovani non solo sono i migliori cittadini del domani, perché li puoi istruire e manipolare oggi per indottrinarli in vista della tua nuova società che hai in mente di creare fra 5, 8, 10 anni, ma sono anche i portatori, il veicolo della nuova vita. E quindi la pianificazione familiare, che è uno dei progetti ONU che dagli anni 60 insomma, ci accompagna, insieme al credito sociale, eccetera, l'abbiamo visto proprio, come dicevi tu, oltre cortina. Una domanda interessante che ci siamo posti è proprio questa. Dal nostro punto di vista, questa cultura è sicuramente globale occidentale, come l'abbiamo definita noi, nella misura in cui è progressismo che tenta di espandersi, quindi di colonizzare dal punto di vista globale. Ma io credo che dall'altra parte la spiegazione politica sia molto più difficile da dare. Uno, perché non dobbiamo avere la presunzione di fare fantapolitica, cioè noi siamo qua e non siamo là, d'accordo? E già questo è un motivo sufficiente per, non dico per sospendere il giudizio, ma sicuramente per rendere ancora un pochino più difficile la nostra disamina, la nostra analisi. Ci sono sicuramente altri poli, non solo la Russia, c'è la Cina, c'è anche il mondo medio orientale, insomma. L'ONU arriva anche lì. Vi faccio un esempio, sempre nell'istruzione, dal punto di vista tecnologico. Il piano di istruzione tecnologica è stato guidato negli ultimi 4 anni dalla Cina, d'accordo? E non solo, insomma, anche nella sanità, vediamo presente, ci sono stati come il Qatar o molti stati delle monarchie del Golfo, insomma, quindi il Medio Oriente, che, insomma, ripetono e hanno accettato molte delle linee guida ONU. L'ONU è un'entità che andrà problematizzata sempre di più, non andrà presa sotto gamba, e nei prossimi anni dovrà essere oggetto, io credo, degli studiosi, se anche di quelli che si sono avvicendati qua, insomma, non solo noi, perché dal mio punto di vista sarà l'organizzazione di punta. E una di queste domande molto interessanti è come la pensano di là. Formalmente hanno firmato tutti. Formalmente hanno firmato tutti.
Se tu vai nei vari documenti, nei vari paper scientifici delle varie agenzie ONU, si trovano descrizioni e esperimenti che sono stati fatti anche in Africa, negli stati del sud-est Pacifico, in Asia, in Cina, in Sud America, eccetera. Quanto sia la spinta occidentale o quanto sia la spinta di oltre cortina, come dici tu, questa è una domanda molto, molto difficile da rispondere, ma di fatto più o meno tutti stanno applicando le stesse norme, e lo si è visto anche con Covid-19. Non volevo rubare. Non t'avevo visto. Mi chiedevo solo, adesso non c'è Giorgio che è un biologo, mi chiedevo solo la computazione dei crediti di CO2, come viene fatta? Le piante sono grandi, in ecologia esiste, si chiamava legge delle proporzioni inverse, i batteri, che sono infinitamente piccoli, infinitamente no, ma sono molto piccoli, hanno un metabolismo molto più alto. I batteri fotosintetici negli oceani regolano, sono loro i regolatori dell'equilibrio di CO2, non le piante. Cioè, se io emetto più CO2 del dovuto, posso piantare batteri, ne metto un po' meno, è tutta una presa in giro questa cosa qua. Cioè, la CO2 è un gas altamente solubile in acqua. I batteri degli oceani sono i veri assorbitori regolatori di CO2. Come la mettiamo? Vengono misurati? Grazie. Sì, sicuramente tu parli dal punto di vista tecnoscientifico, d'accordo? E sicuramente se ci sono dei buoni scienziati che possono portare avanti questo tipo di ricerca, cioè la fallibilità, la caducibilità della teoria scientifica ONU, sicuramente è una cosa non è una cosa sbagliata. Loro dalla loro parte hanno i numeri, nella misura in cui ti dicono più scienziati la pensano come noi, no? D'accordo? La scienza vera è la nostra, il resto è superstizione, è complottismo, è negazionismo scientifico. Quindi io, che non sono uno scienziato, ho i miei dubbi nel camminare sul terreno scientifico, perché sembra un po' di camminare sulle uova, perché veramente poi la scienza è anche accumulo, e quindi se loro hanno più numeri dei tuoi è difficile far passare la tua visione scientifica. Sicuramente è una pratica quella della misurazione di CO2, cioè della carbon footprint già attuale, già in essere. Ad esempio, si possono fare molti esempi. Ad esempio, l'Università di Venezia, la Ca' Foscari, ha un calcolatore suo proprio per far calcolare, oggi come consiglio, domani come senso di responsabilità, dopodomani come obbligo, finestra di Overton, per far calcolare il tragitto scuola casa agli studenti che fanno l'Università di Venezia. E questo non lo fa solo Venezia, quindi anche l'Università di Venezia ha un suo calcolatore fatto dall'università in collaborazione con la facoltà di fisica, evidentemente, e di ingegneria, eccetera eccetera, di biologia sicuramente, o di chimica, e hanno il loro calcolatore. Addirittura nei licei c'è il cosiddetto manifesto della sostenibilità, del movimento sostenibile, dove si invitano gli studenti a fondamentalmente andare a piedi o a muoversi in altre maniere o a calcolare la loro CO2. Che guai se si formano a prendere il gelato. No, è poco sostenibile, Peter. Ma se vi state chiedendo, ormai abbiamo rotto le righe, no? L'intervento è finito. Se vi state chiedendo qual è la pratica che, in base a questi calcolatori, quindi in base alla scienza ONU, è peggiore dal punto di vista sostenibile, cioè è quella che emette più CO2, secondo voi qual è? Ce n'è una che animali bisogna anche fare dei distinguo, perché loro stanno demonizzando la mucca per la tristezza di noi fiorentini, perché la carne di mucca è fuori. Sì. L'animale peggiore. È l'animale peggiore di tutti, è la mucca. Ha l'impronta di carbonio più alta. Sì. Ha fatto le mascherine e filtri. Sì, povere mucche, stanno sperimentando sulle mucche come se non ci fosse un domani. In Danimarca hanno messo una tassa, ma in altri paesi come in Olanda o in Irlanda hanno già fatto e stanno già programmando dei veri e propri stermini di mucche, cioè parliamo di addirittura di numeri che sono migliaia e migliaia, ma centinaia di migliaia di capi, cioè centinaia di migliaia di capi di bestiame, perché le mucche non sono sostenibili, al contrario degli insetti, ad esempio.
Il cibo del futuro. Gli armenti, quindi gli armenti di mucche, sicuramente sono fra le cose più insostenibili. Dunque, ricordate quello che vi ho detto prima, più amorali e più ingiuste, e più criminose, d'accordo? Perché questo dovete entrare. Cioè, quando si parla di giustizia e di moralità, state dicendo che quando una pratica non è reputata sostenibile, come mangiare la carne rossa, significa che è amorale farlo. Sei un mostro se mangi una bistecca alla fiorentina, d'accordo? Questo è il punto. E sei sempre più criminoso. Ma c'è un'attività che è ancora più... Ma tu sei molto preparata, immagino. Il sesso. Il sesso è molto sostenibile, invece. No, i data center sono anche apprezzabili, perché sono i luoghi fisici dove vengono conservati i tuoi dati. Scusa? Oh, non tanto il sesso, ma c'è... questa è la teoria gender. È separare nettamente l'attività sessuale dall'attività conseguente, cioè quella della procreazione. Dal punto di vista della misurazione di CO2, l'attività che più è amorale, ingiusta, criminosa è fare un figlio, è mettere a mondo un figlio non pianificato dietro il controllo delle nascite, cioè una fondamentalmente sterilizzazione legalizzata. Guardate bene che lo usano loro questa parola nelle linee guida della educazione sessuale comprensiva, chiaro, capite bene, non è che potevamo dire tutto oggi, anzi stiamo dicendo anche troppo. Una delle linee guida per i ragazzi è capire che la sterilizzazione è una pratica contraccettiva permanente, cioè la sterilizzazione è una pratica contraccettiva. D'accordo. Sì, la politica del figlio unico non l'hanno fatta solo in Cina, l'hanno fatta in realtà, come tu dicevi, dall'altra parte della cortina, è stata sperimentata più volte a cavallo fra gli anni 60 e 80, sì, assolutamente sì. Anche in Indonesia. Anche in Indonesia, asiatico. In Indonesia hanno impiantato in maniera tra l'altro coatta una contraccezione, la spirale, insomma, alle donne che non sapevano, e poi nei primi anni 2000 molte di queste se ne sono accorte perché non avevano figli e quindi... hanno poi fatto delle visite, se ne sono accorti, hanno fatto anche una causa legale che lo Stato indonesiano ha riconosciuto, e praticamente erano state impiantate quando erano adolescenti e ragazzine delle spirali in maniera coatta. Questa è la sostenibilità in chiave oltre cortina, in chiave occidentale, ma ognuno con la propria cultura, con le proprie sfumature, porta avanti fondamentalmente lo stesso. Possiamo veramente prendere sul serio, cioè, questo un mondo, una visione di una società in cui fare figli è dannoso, no? Fa male, ecco. Uccide, fa bene. Buttare le bombe, ma la cosa non è contraddittoria per loro. No, tutte e due vanno verso lo stesso scopo, cioè la scomparsa del genere umano, no? Non va bene, insomma. Era quello che volevano i catari nel 200, non fare più figli, in maniera che gli spiriti si potevano liberare perché erano trattenuti alla carne. Da carne mucca, naturalmente. Oggi c'è lo spirito del progresso, ma sempre uno spirito. Perché non c'è logica, non c'è logica. No, ma sono contraddittorio. No, adesso non è una domanda, non lo so cos'è, però allora tutto questo abominio, a me sembra che c'è un'aderenza pancia a terra da parte di un sacco di agenti. I politici, vabbè, non li calcolo perché vanno lì su una base proprio di deficienza, vabbè, non voglio parlare. Comunque sia, di una acriticità, diciamo. Però mi sembra che ci sia un'aderenza a pancia a terra rispetto a tutto questo. Quindi, che è successo all'umanità esattamente? Cioè, voglio dire, gli studiosi... Possibile che i soldi sia veramente solo l'unico parametro? Li pagano per fare degli studi, quindi vai, va bene, io ti scrivo quello che vuoi, tanto basta che mi paghi. I soldi, perché solo non quello? Nemmeno no, appunto.
No, da un quadro così viene fuori una visione idilliaca mentre voi parlavate, e ho chiuso gli occhi e ho rimmaginato quei begli scenari di Leni Riefenstahl con tutti questi bei ragazzi pieni di salute, di libertà, che corrono nei campi, belli, biondi, alti, con gli occhi azzurri, che bellezza, mangiatori di carne peraltro, no? Beh, insomma, fa sembrare il nazismo un umanesimo questa cosa, bene bene. Anche se poi l'eugenismo, insomma, come sappiamo, in realtà tutta la, no, per l'amor di Dio, ubi maior minor cessat, però diciamo che anche la pianificazione familiare in inglese, ad esempio, viene chiamata birth control, cioè controllo delle nascite. Sappiamo che le prime cliniche del controllo delle nascite, che sono state rispettivamente una in Inghilterra e una negli Stati Uniti d'America, hanno indistintamente, mandavano dei messaggi, insomma cercavano un contatto indistintamente tanto con Hitler quanto con Churchill e anche in realtà con Stalin, insomma, quindi c'era una certa mentalità eugenetica. L'Unione Sovietica, certo, assolutamente. Ed è per questo che noi parliamo di progressismo, d'accordo? Senza politicizzarlo, perché c'è un progressismo di destra, di sinistra, c'è un progressismo nazi, c'è un progressismo green, c'è un progressismo regresso, nel senso che sono quelli che oggi, all'alba della nuova tappa del progresso che abbiamo detto è la quarta rivoluzione industriale, solitamente sono i conservatori, si radicano nella tappa precedente, quella novecentesca, d'accordo? Ma i principi, diciamo così, se ci è concessa questa generalizzazione filosofica, questa sinagogè platonica, credo che siano gli stessi. Forse dunque è la scala del progresso che andrebbe un po', non rivista, abbattuta. Da tutti questi discorsi ho capito quanto siano importanti quegli insegnanti illuminati che, come cavalli di Troia, riusciranno a rimanere dentro, in ambito scolastico, per portare avanti la loro resistenza, altro che resilienza come vorrebbero. E sono figure importanti, figure che mi fanno pensare al professore di Carpe Diem. È vero, Robbie Williams. Sono figure che spero esistano sempre nella scuola e che riescono a trovare la nicchia di lotta. Sì, oddio, nel film non era andata molto bene a finire, così forse l'ONU era d'accordo. Se ci sono andato via, perché Giorgio è andato via, mi fa molto piacere che l'argomento abbia suscitato molti interessi. No, ma non è per voi la domanda. È sull'intelligenza artificiale. Domanda. Oggi è una data importante, 30 giugno. Perché è importante? Perché è l'ultimo giorno entro il quale tu puoi comunicare a Facebook e Instagram di non usare quello che tu hai caricato sui tuoi profili per allenare l'intelligenza artificiale. Io ho comunicato che non voglio che siano usati, però mi è venuta in mente una cosa e volevo sapere la sua opinione. Forse ho fatto male. Perché un bel giochino da fare, non so se voi sapete qual è il problema vero dell'intelligenza artificiale, è il poisoning, l'avvelenamento dell'intelligenza artificiale. Cos'è l'avvelenamento? Io faccio un voto a voi qua e la pubblico con la didascalia gruppo di cavalli al galoppo. E l'intelligenza artificiale se la incamera. Quindi se facessi solo io, ma in tanti lo facessero, la metti in difficoltà e non so come l'intelligenza artificiale possa superare questi problemi. Secondo, ma abbiamo davvero da temere qualcosa dall'intelligenza artificiale? Non è una deficienza artificiale, mi spiego. Io ero molto fiducioso che, come promesso qualche anno fa, dopo poco tempo, cioè già adesso, ci fossero le auto con la guida autonoma, molto comode quando hai bevuto troppo, molto comode quando per una certa ragione di età non ti rinnoveranno più la patente, eccetera, eccetera. Molte case automobilistiche e di software, dove aver speso un sacco di soldi, hanno bloccato i loro programmi e quelli che li hanno ancora in corso hanno posticipato sine die la promessa ci sarà disponibile. Quindi se sta roba qua non riesce neanche a guidare l'auto, certe altre cose devo poi temere che le faccia, perché dovrei preoccuparmi. Io
tutto, se ci arrivi. Non ci arrivi. Non ci arrivi, no. Qualcosa. No, no, dilla. Dunque, allora parto dalla fine, le auto a guida autonoma. Allora, sono dispositivi che sì, Google ha iniziato a progettarli nel 2010 più o meno, con grandi speranze di successi che poi non sono arrivati per vari motivi. Sono emerse difficoltà, effettivamente l'intelligenza artificiale prende abbagli di vario tipo. Non so se conoscete, sapete che c'è una ditta milanese di tessuti, di vestiario, che produce dei maglioni, dei vestiti che hanno delle colorature tali da confondere le videocamere a riconoscimento facciale, sfruttando quelle che in gergo tecnico si chiamano allucinazioni algoritmiche, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale, operando in modo del tutto avulso dal contesto, dal significato, dall'attribuzione, attribuisce a dettagli che magari per noi sono del tutto insignificanti invece un significato, e quindi sfruttando questa possibilità, cioè, con buona probabilità si riesce a confonderla in vari modi, no? Ora su questo ci si potrebbe, quindi diciamo, in un'operazione complessa come è la guida su una strada in cui ci sono molti ostacoli, o anche camminare su un marciapiede dove sono le devi evitare rapidamente ostacoli di vario tipo, questo è un tipo di compiti che l'intelligenza artificiale esegue male, no? L'intelligenza artificiale esegue bene compiti difficili in cui c'è da elaborare a enorme velocità un'enorme quantità di dati riconoscendo determinate strutture, eccetera eccetera, ma compiti facili tra virgolette che noi eseguiamo perché la nostra specie si è evoluta per milioni di anni in un determinato modo e quindi ha sviluppato capacità, ad esempio, visive, percettive di vario tipo, sono molto difficili da eseguire. Ora, il problema qui dove sta? Non sta allora, secondo me porta un po' fuori strada preoccuparsi o separare lo sviluppo delle macchine dall'evoluzione della specie umana. Cioè, secondo me è interessante vederne la relazione e l'interazione. Il problema non è tanto che l'intelligenza artificiale è una deficienza artificiale, sono d'accordo con questa affermazione in larga misura, ma sta nel fatto che migliorare le prestazioni di questa deficienza artificiale implica determinare una deficienza umana contemporaneamente, cioè sono cose che vanno insieme. Perché? Perché la macchina guida autonoma, se vuoi che funzioni bene, deve muoversi in un ambiente, in un contesto completamente sincronizzato e regolato. Le smart city sono sostanzialmente questo, sono un progetto di ristrutturazione, riurbanizzazione dei centri urbani tale per cui tutto quello che si muove in quel territorio sarà perfettamente regolato, monitorato, tracciato, eccetera, per cui anche una macchina guida autonoma che non ha davanti ostacoli, perché le corsie saranno tutte uniformi, regolari, eccetera, potrà funzionare bene. Ma a che prezzo? Al prezzo che hai snaturato completamente, hai trasformato quello che era una città in qualcosa di completamente diverso. Quindi hai disumanizzato. Allora, in questo senso è interessante. No, è vero che l'intelligenza artificiale non dà i frutti che promette, benissimo, ma quello che mi sembra più interessante e più utile da pensare, da capire, da indagare, è l'interazione. Cioè, ogni progresso dell'intelligenza artificiale, proprio perché è una tecnica che tende a sottrarre possibilità di azione e non a aggiungerle, ogni progresso implica un regresso nella varietà, nella ricchezza, nelle possibilità dell'esperienza umana. In questo, l'auto guida autonoma è proprio esemplare in questo senso. Anche forse, anche semplicemente l'utilizzo del